Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Partirei con la prima domanda. Se dovessi descrivere a chi ti sta ascoltando, come descrivi Andrea? Come descrive Andrea? Allora, senz'altro, caratterialmente una persona determinata, molto determinata e appassionata in quello che fa. Perché io ho iniziato a innamorarmi della musica veramente da piccolo. So che è una frase che dicono tutti, io ho iniziato da piccolo, però veramente da veramente piccolo, ho iniziato le mie prime lezioni che avevo forse neanche 8 anni di pianoforte. E da lì è stato tutto un susseguirsi di comunque crescendi verso quello che poi volevo fare. Non era subito chiaro, ovviamente io mi è piaciuto suonare il pianoforte, mi sono diplomato in pianoforte nel 2016 al Conservatorio di Ferrara e da lì ho capito anche che quello che mi è sempre piaciuto fare a me era scrivere oltre che eseguire e quindi da lì ho intrapreso la via della colonna sonora, per cui sono stato sempre appassionato anche di cinema. E quindi questa cosa mi ha portato a Roma, a studiare il mondo della colonna sonora e della composizione, e quindi da lì poi è partita tutta la mia avventura verso questo mondo, questa professione, che è molto bella e anche molto faticosa, molto impegnativa e richiede molto sacrificio. Abbiamo visto dopo il primo singolo che hai fatto, che comunque parla un po' di mare, cioè questa sensazione del mare. A questo punto c'è stata l'introduzione effettivamente di fare una colonna sonora di un film che è finalmente libera, che è uscito adesso in forma digitale e non è stato comunque, cioè, il bello di scrivere, ma trovare le ambientazioni non è stato comunque facile. Questa è una cosa sempre molto complessa perché tu mi hai parlato prima del singolo che era uscito. Questo era un brano che avevo composto in maniera libera, quindi musica assoluta, non vincolata da immagini, non vincolata da una storia esterna. Quindi dipendeva da una mia sensazione, da una mia emozione di quel momento. Per una colonna sonora è molto diverso perché la musica è un elemento che si va ad inserire all'interno di un'opera più grande in cui sono coinvolte tantissime persone, tantissimi fattori, la regia, le inquadrature, la fotografia, gli attori, sono tutti elementi che vanno a comporre il film. E quindi trovare la musica giusta, che non solo sia di accompagnamento, ma che aggiunga il valore giusto al film, non è semplice e dipende ovviamente di volta in volta. E in questo caso, per questo film, è un'avventura, diciamo, estiva di ragazzi. Ma anche allo tempo stesso introspettiva, e quindi il mio pensiero è stato legarmi ai personaggi, principalmente ai due personaggi che sono chiave del film, cioè Roberta e Alissa, e trovare dei temi che fossero la chiave per poi proseguire con tutta la scrittura della colonna sonora. Questo è stato, diciamo, l'input per poi partire con la scrittura dei brani. E la collaborazione con il regista Giuseppe, com'è stata? È stata semplice oppure effettivamente lui è stato, cioè, guardava il particolare, diceva correggiamo qui, oppure ti ha dato carta bianca e sei andato libero e hai avuto la possibilità di esprimere effettivamente tutto il Guarda, tuo. con Giuseppe la collaborazione è stata ottima, devo dire, perché abbiamo fatto, ovviamente prima di iniziare ci siamo incontrati, abbiamo discusso sul film, abbiamo fatto alcune considerazioni, abbiamo guardato che cosa era meglio evidenziare all'interno del film musicalmente. Però dall'altro canto è una persona che si fida e lascia tantissimo esprimere il compositore, e questo non è da tutti i registi, devo dire che questa è una nota di merito, e quindi mi sono sentito molto a mio agio nel poter proporre in modo libero, senza vincoli, senza neanche vincoli di altre musiche. Dice il regista: mi ispirava questa cosa qua, falla simile, che è sempre una cosa un pochettino mortificante per un compositore.
Con Giuseppe non c'è stata, c'è stata libertà nel poter proporgli i temi, poter proporgli le musiche, le sezioni, e quindi mi sono trovato benissimo. E invece la sensazione che hai provato quando effettivamente avete montato il film, c'è stata tutto il lavoro di montaggio, di doppiaggio, inserimento di musiche, al fine il lavoro, l'emozione che hai provato e la sensazione che hai provato quando effettivamente hai visto il lavoro finito nello schermo, dicendo ecco, che sensazione hai provato a quel momento? Ovviamente è sempre una sensazione di grandissima soddisfazione, perché ovviamente, poi tra l'altro questo è stato il mio primo lungometraggio, perché le colonne sonore che ho fatto a Roma erano sempre di cortometraggi, quindi di progetti agli esordi, e quindi è stata una soddisfazione molto molto bella. Poi ovviamente dal punto di vista di montaggio io l'avevo già ovviamente visto, perché poi a parte i temi la musica la componevo direttamente sul montato, quindi sapevo perfettamente in quali punti c'era la musica e dove l'avevo scritta. Però vedere alla fine il lavoro finito, quindi con anche la fotografia, la color correction, così al cinema, è stata veramente una bellissima emozione. E quando nasce poi l'idea di suonare lo strumento che è il pianoforte, che è uno strumento a percussione, perché molti non sanno che il pianoforte è uno strumento a percussione. È molto particolare come strumento, perché sì, è vero, è percussione, perché effettivamente c'è un martello che batte su una corda, però al tempo stesso è uno strumento a corda, è uno strumento che può essere melodico, percussivo, cioè è veramente, copre tutto il range possibile delle frequenze, quindi è veramente uno strumento particolare. E la domanda, scusa, qual era? Quando nasce l'idea di suonare il pianoforte e non prendere, ad esempio, come tanti altri, la chitarra e diventare chitarrista oppure un altro strumento? Ah, ti dico la verità, come ho detto prima, io sono sempre stato attratto proprio dallo strumento pianoforte, proprio. Il pianoforte mi ha sempre affascinato, e quindi già da piccolissimo ho cominciato a studiarlo, e da lì la passione è cresciuta sempre di più, e mi è sempre più interessato, fino a che non ho fatto appunto il diploma in conservatorio. Quindi è sempre stato uno strumento che mi piaceva molto, il fatto di poter anche essere autosufficiente, diciamo, dal punto di vista del poter con una mano accompagnare e con l'altra fare una melodia, o comunque viceversa, insomma, che potesse fare che fosse molto versatile lo strumento, mentre con una chitarra, vabbè, classica ovviamente si può fare, ma comunque la dipendenza da altri strumenti, come può essere la batteria, il basso, c'è sempre comunque, che è una parte molto divertente, chiariamoci, perché fare musica insieme agli altri, io stesso l'ho fatta con altri gruppi, è molto molto divertente. Però il fatto comunque di poter anche suonare in modo completamente autonomo, e comunque scrivere anche musica, perché essendo sempre stato appassionato alla composizione e interessato alla composizione, ovviamente il pianoforte ti dà una marcia in più da quel punto di vista. Quindi per questo l'ho scelto come strumento. E invece hai suonato dal vivo sicuramente, mi pare che hai suonato dal vivo. Quale emozione si prova nel vederti davanti alla gente che ascolta chiaramente la musica che stai suonando, la tua musica, ti rimanda quell'energia che tu la fai parte tua, e tu sul palco effettivamente che emozioni provi, che sensazioni provi in quel momento? Guarda, ovviamente all'inizio, cioè prima dell'esecuzione, specialmente in ambito di musica classica, è sempre una forte tensione, che però dal mio punto di vista è sempre ricaricata in energia durante l'esecuzione, e questo dà una sensazione che è difficile descrivere, è molto difficile descrivere, perché tu sai che sei davanti a delle persone che stanno ascoltando quello che fai, e in qualche modo queste persone però ti rimandano un'energia che ti porta una carica veramente allucinante. Se questa carica la sai gestire, la porti nel punto giusto, è veramente una sensazione che per chi non l'ha provata è difficile da descrivere. Invece, finito il concerto, che scendi dal palco, qual è le persone che ti si avvicinano, oltre che ti fanno i complimenti, ma ti fanno domande, ti chiedono, oppure a volte hanno la paura di farti domande, perché li vedi lì titubanti, ti si avvicinano, come dire, col sorriso, perché gli ha dato l'emozione, e poi hanno anche paura di farti domande perché si vergognano. Però qual è la domanda che ti hanno fatto in particolare, oppure strana, ma comunque che ti ha fatto piacere e anche allo stesso tempo riflettere? C'è?
Allora, guarda, ti dico la verità. Fortunatamente non mi è capitato ancora non mi è capitato che qualcuno abbia paura di me, oppure di farmi una domanda, perché sono una persona generalmente molto disponibile, quindi non penso di non incutere questo timore, quindi fortunatamente non mi è ancora successo. Invece la domanda, qual è la domanda che mi hanno fatto più particolare? In questo momento non saprei. Che non me ne viene in mente una particolare. Sicuramente mi chiedono alcune volte qual è sul repertorio o se riguarda la musica mia, da come è partita, diciamo, l'idea, la composizione e il fatto di comunque mettere insieme alcuni strumenti. Queste sono le domande generalmente che mi fanno, ecco. E nel caso tuo, da cosa trai ispirazione nella creazione di un brano? Come, scusa, Da non... cosa trai l'ispirazione nella creazione di un brano? Qua stiamo parlando di non colonna sonora, Questo brano. nel caso della colonna sonora hai l'immagine, quindi Ovviamente. come nel pianista dell'Oceano 900 in cui vede la donna che passa nell'oblò e lui vedendo quella donna. Tu nel filmato, nel film, trovi anche quella sensazione, vedi l'immagine, a quel punto crei la musica. Beh, può essere, ovviamente nel film è molto molto romantica quella scena, però non è diciamo, così distante dal punto di vista di trovare un incipit, un'idea. Poi ovviamente quell'idea va sviluppata e quindi lì si innescano anche altri meccanismi che riguardano non solo l'ispirazione, ma anche le competenze. È importantissimo ovviamente per un compositore anche l'esperienza della musica che ha vissuto, di quella che ha ascoltato, di quella che gli piace, di come si rapporta con diciamo anche diciamo, tutto il mondo che riguarda sì la musica, ma non quella che preferisce, perché anche lì è sempre un espandere i propri orizzonti. Quindi l'ispirazione iniziale viene sempre magari da un incipit di un qualcosa che in quel momento ti viene in mente, di un'immagine, ovviamente per quanto riguarda la colonna sonora, l'ispirazione, l'incipit è sempre la storia del film, che poi viene arricchita dal momento che si guarda il montaggio con la fotografia, con il tipo di fotografia, se è chiara, scura, l'ambientazione, tutti quelli sono elementi che per il compositore sono una manna dal cielo perché ti danno comunque sempre degli spunti in più per poter capire dove si va a parare, diciamo, dal punto di vista sonoro del film. Tornando su Finalmente Libera, questa colonna sonora che è una produzione indipendente, chiaramente abbiamo la forma digitale, possiamo sperare anche di avere poi un sogno, avere anche in vinile? Spiegare in che. Nella forma vinilica, cioè nel vinile forma solida e poterlo ascoltare, ci sarà un futuro possibilità averlo? Mi auguro di sì, perché no? Perché no? Assolutamente sì. Ovviamente penso che il formato vinile sia sempre il più bello, il più affascinante, e anche quello, insomma, che da un certo punto di vista poi può diventare anche da collezione. Perché ovviamente oltre che un supporto musicale, è un oggetto a tutti gli effetti da collezione, sembra una cosa molto bella ed è anche un procedimento magico il fatto di comunque mettere la puntina e la musica comunque esce da un impianto, tra l'altro Wi-Fi, che è anche una cosa importante di differenza tra il digitale e tra il vinile, perché ovviamente per una persona magari delle nuove generazioni che è abituato esclusivamente un ascolto digitale e ancora di più con le cuffiette e il telefonino, magari sentire un vinile con quella qualità può anche un attimino disorientare ed è una cosa molto 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 bella che ha il vinile. Quindi assolutamente sì, mi auguro che in un futuro, magari prossimo, ci sia anche una versione vinile che potrà uscire dalla colonna sonora. Artista contemporaneo, non parliamo di musica classica in generale, che comunque vada, chiaramente sei cresciuto artisticamente suonando musica classica, quindi c'è qualche artista contemporaneo che comunque vada, ti piace e comunque hai tratto anche qualche momento ispirazione? Artista contemporaneo intendi di musica leggera, moderna? Musica leggera, da piano, pianisti oppure in generale qualsiasi genere. Ma guarda, ti dico la verità, una persona che ho preso proprio come riferimento, no, specialmente per questa colonna sonora,
Ovviamente sono appassionatissimo di tutto il mondo delle colonne sonore, anche delle, appunto, delle versioni sia di vinile, di cose, delle colonne sonore, e quindi ascoltando tantissime colonne sonore sono più appassionato di determinati compositori che ci sono oggi. Però ovviamente è una cosa che non mi piace mai troppo dire questo lo prendo come riferimento, lo prendo perché ho paura che in qualche modo vada un pochettino a come dire, inficiare sul mio procedimento, diciamo, naturale, che può essere migliore o peggiore, quello è un altro discorso, però cerco sempre di non farmi condizionare, dire voglio fare come lui. Quindi, diciamo, il discorso è un pochettino questo. Invece progetti futuri adesso? Progetti futuri? Ho appena finito un'altra colonna sonora con Giuseppe Di Giorgio, del prossimo film che uscirà. Completamente diversa da questo, è un film completamente diverso in tutti i sensi, perché è un thriller, sono molto più scuri, sono molto più sull'elettronica, sul pianoforte ovviamente sempre, la chitarra, ci saranno atmosfere veramente diverse e secondo me uscite molto bene, poi non dovrò essere io a dirlo, ma sarà chi l'ascolta. Ho una collaborazione in ballo molto importante, però di cui purtroppo non posso dire nulla di più. E altri progetti per altre colonne sonore che però sono sempre in via di definizione, quindi purtroppo non posso né svelare né dire di che cosa si tratterà, però ci sono tanti progetti comunque che sono in ballo. Io vi ringrazio tantissimo di avermi invitato a questa intervista, mi ha fatto molto 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 piacere, e ti ringrazio anche di avermi chiamato, sono contento di averti conosciuto e magari alla prossima. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.